apoteosi totale Italia in quel di Kranjska Gora, perché Marta Bassino ha messo tutto in riga con dei distacchi apocalittici, stravincendo lo slalom gigante sloveno. Io francamente non vedo avversari in questo momento per Marta Bassino in gigante. È di gran lunga l'atleta più forte, un gigante, non ne esistono di gigantiste al mondo più forte di Marta Bassino, e potenzialmente questo è veramente un potenziale stile Michaela Schifrin, anche per la polivalenza che può trovare, la continuità di rendimento che può trovare tra le varie discipline. È veramente un'atleta eccezionale Marta Bassino, e oggi l'ha dimostrato per l'ennesima volta, perché ha fatto un qualcosa di incredibile, un qualcosa di straordinario sulla neve barrata, ghiacciata. Oggi sciava, praticamente sciavano sul ghiaccio a Kranjska Gora. Gli europei di speedskating potevano assomigliare un po' al contesto di gara sloveno, e nonostante ciò più difficile è, anzi meglio è, perché poi i distacchi lievitano, perché poi vengono fuori i valori veri, vengono fuori le armi tecniche veri. E i valori veri in questo momento ci dicono che Marta Bassino è 3 spanne sopra le altre in gigante. E questo è inequivocabile. Cioè anche una Federica Brignone, che negli ultimi anni comunque era sempre a lottarsela fra i migliori, in questo momento è sotto inevitabilmente anche a Marta. Beh, io veramente non so chi possa fermare questa ragazza, almeno alla conquista per la coppa di specialità, ma occhio anche per la coppa generale, perché domani c'è un altro gigante, e se non sbaglia Marta vince, cioè non esistono, non si scappa di lì. Se non sbaglia il gigante, Marta vince. Mal che vada arriva seconda. È incredibile, è veramente incredibile, perché ha una sciata eccezionale, una tecnica sopraffina, una leggerezza, una capacità di portare velocità dopo le curve che veramente hanno soltanto atlete di uno spessore esagerato, e Marta lo è. Marta lo è, e oggi ha fatto veramente un qualcosa da rimarcare, perché ha messo in riga semplicemente tutte, e veramente non c'è mai stata gara, non c'è mai stata gara, per il semplice fatto che proprio abbiamo visto una fare un altro sport e le altre veramente non avvicinarsi nemmeno, e fa piacere insomma che sia un'italiana anche a fare un numero del genere. Ma non soltanto comunque impressionare Marta Bassino, perché soprattutto nella prima manche ha impressionato tanto anche Michelle Gysin, che ha ottenuto peraltro il primo podio in carriera in gigante, con un bellissimo terzo posto dietro a Tessa Worley, l'ex regina del gigante, e Michelle Gysin, in ottica classifica generale, può essere una buona avversaria per Petra Vlhova, perché io non ne sono così convinto che la slovacca avrà una vita così semplice nella vittoria della Coppa del Mondo, perché che gara la buca. Soltanto in slalom fa veramente tanti 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 punti, le altre specialità non fa mai incetta di punti, in velocità deve ancora migliorare molto, il gigante comunque ha almeno quelle 2, 3, anche 4 atlete a volte che vanno più forti di lei, e di conseguenza insomma sono i discorsi ancora aperti per la Coppa del Mondo generale, e non, probabilmente non ce l'aspettavamo, perché una Vlhova comunque che poteva tranquillamente fare ancora più punti, viste le tante gare che ha a favore, a differenza della velocità, in cui per esempio una Sofia Goggia è evidentemente meno avvantaggiata,
proprio per un discorso di gare, di numero di gare, di numero di competizioni in calendario tra discipline tecniche e discipline veloci. E questo mi sembra innegabile. Nonostante ciò, appunto, oggi Vlova si è difesa, è arrivata quarta. Quinta Federica Brignone, oggi non brillantissima, soprattutto nella prima manche. Sesta Schifrin, che insomma è gigante, continua un po' a balbettare, mentre Slalom sta tornando pian pianino la vera Schifrin. E poi ci sono le altre due azzurre, Sofia Goggia 15esima e 16esima Elena Curtone. Gli stacchi veramente incredibili, perché Sofia Goggia, che è 15esima, arriva a 4,10, e Elena Curtoni, che è 16esima, arriva a 4,57. Cioè, rendiamoci conto di quello che è successo oggi, cioè di un monologo di una che ha fatto una gara e delle altre che hanno fatto un'altra gara, in pratica. Assolutamente. Perché poi Bassino ha fatto il primo tempo della prima manche, il secondo nella seconda manche, cioè ti dimostra che poi i valori tecnici alla fine vengono fuori, che se ne dica, qualsiasi cosa succeda, qualsiasi tipo di condizione si trovi, alla fine la differenza la si fa se si è più forti, e la differenza Marta l'ha fatta, come l'ha fatta la differenza anche Manuel Feller in slalom. Lo slalom quest'anno veramente completamente fuori da ogni logica, completamente imprevedibile. Io francamente veramente non saprei mai come prevedere quest'anno una gara di slalom, perché pensate, in questa stagione soltanto due atleti in due gare, dopo aver vinto la prima manche, sono arrivati sul podio nella seconda. Nessuno ha vinto, nessun atleta che ha vinto la prima manche ha vinto nella seconda manche. Clément Noël oggi ha vinto per la terza volta la prima manche, però poi oggi è arrivato per la prima volta sul podio. L'altro era stato Foss Sollevåg, a Campiglio, dopo la prima posizione della prima manche, è arrivato secondo, poi subendo la rimonta da parte di Henrik Kristoffersen, che è sempre più in affanno, che oggi veramente gara decisamente negativa da parte di Kristoffersen. E oggi è arrivata la prima vittoria di Feller in Coppa del Mondo, dopo tanti podi, dopo tante strombazzate, dopo tante occasioni in cui avevamo detto sì, Feller può diventare un grande dello sci, però è un po' pazzo. Alla fine Manuel Feller questa prima vittoria l'ha ottenuta, se la merita. Questo atleta se la merita per tutta la costanza che ha avuto, e comunque per tutte, anche se in tutti questi anni che è stato in Coppa del Mondo aveva mostrato questo talento, se la meritava molto molto più lui di altri. Alla fine è una vittoria, perché intendiamoci, atleta come Feller, del talento, dell'estro di Manuel Feller, che non avesse ancora raccolto una vittoria in Coppa del Mondo, insomma, un po' strideva. Quindi, insomma, sicuramente è assolutamente qualcosa di positivo da per l'austriaco, che quindi conquista la sua prima vittoria proprio in casa, a Flacau. Secondo appunto Noël, che ancora una volta subisce la rimonta. Terzo uno Schwarz, che è salito sul podio su tutti gli slalom, veramente in tutti gli slalom. Veramente complimenti a questo atleta, perché sta dimostrando di avere una costanza di rendimento notevole in una stagione completamente irregolare per questa disciplina, dove c'è un livellamento, a mio parere, verso l'alto. E lui è quello più costante di tutti, e quindi si merita di rimanere alla fine davanti alla coppa di specialità. Quindi onore a lui, onore a lui, assolutamente. Chi invece è bocciato, oltre appunto a Henrik Kristoffersen, sono sicuramente gli azzurri. Soltanto Gross 19esimo, dopo l'11esimo posto della prima manche, comunque qualche cosa di buono ha fatto vedere.
fatto vedere qualcosa di buono anche Razzoli, perché nella prima mancia prima dell'uscita stava sciando da prime 5 con il pettorale 30. E aver sciato così dimostra che Giuliano è assolutamente ancora un atleta che può dire la sua anche ad altissimi livelli. Comunque rimane un campione olimpico, non lo è per caso. Il campione olimpico 2010 dello slalom. Gli altri un po' da bocciare, purtroppo Manfred è uscito nella Manfred Mölgg è uscito nella seconda manche. Vinazzer è uscito ancora una volta dopo tre porte, terza uscita consecutiva, qualche problemino comincia ad averlo Vinazzer. Mi ha fatto piacere comunque vederlo molto lucido nell'intervista post-gara, perché significa che il ragazzo c'è, che il ragazzo è ancora sul pezzo, cioè che il ragazzo vuole reagire e che è solido mentalmente, e questo in un momento di difficoltà fa chiaramente la differenza. In generale, comunque, sicuramente rivedibile questa prova di slalom della squadra azzurra, soprattutto per il potenziale che c'è, che per me c'è, perché comunque Gross è un atleta che può fare ottimi risultati ancora. Razzoli lo stesso, Manni Mölgg comunque può dare il suo contributo, soprattutto ci aspettiamo tanto da Alex Vinazzer, e quando manca Vinazzer evidentemente la sensazione è che l'Italia deve un po' andare a raschiare in fondo al barile, come si suol dire, che non riesca a trovare le armi per lottare per traguardi quantomeno dignitosi. Perché oggi vedere soltanto un azzurro al traguardo per altro 19esimo chiaramente un po' fa male, considerato appunto il potenziale di base che c'è nella nostra squadra. Per esempio Morbergen non si è neanche qualificato, ma insomma continua ad avere ancora problemi, ha avuto problemi di natura fisica notevoli, in più se non sbaglio ha dovuto affrontare anche il Covid, quindi anche per Morbergen è normale anche non essere in questo momento al top della condizione. Comunque, ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video e condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. E a questo punto, arrivederci, ragazzi, al prossimo video.